la direttrice aveva timore che questa mattina non troveranno da mettere sedute le persone, e dico guarda, sarà difficile, no? Perché l'argomento è molto interessante per noi, ma forse per altre è meno interessante. Per me particolarmente sono lieto di avervi qua questa mattina per completare un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso a Budapest, grazie all'amico e collega Peter Tudor, sugli agenti, questo tema che abbiamo così toccato con mano, complesso, non ancora molto chiaro sul ruolo di questi personaggi, soprattutto di questi personaggi che hanno lavorato qui a Roma per realtà geopolitiche lontane, cioè a noi molto care, come l'Ungheria o la Polonia. È stata una bellissima esperienza, gli atti sono presto saranno a disposizione, mi auguro che sta occupando il professor San Filippo, e avevamo incentrato e concentrato il tema degli agenti nell'età moderna. Peter ha avuto questa intuizione, questa bella idea di completare questo percorso arrivando anche a toccare l'Ottocento e il Novecento, e bisogna dire che avevo una certa perplessità per quanto riguardava l'area di nostra competenza, quella del dottor Boccolini e la mia, perché già era complicato parlare di agenti della la Polonia nell'età moderna, più complicato parlare degli agenti a fine Settecento-Ottocento. Invece abbiamo riscontrato che questo tema, anche per quest'area a noi molto cara, ci sono dei punti di riferimento che oggi vi esporremo e che penso che siano un accrescimento al tema generale che abbiamo percorso. Quindi grazie di essere qui presenti presso l'Istituto di Nazionale di Studi Romani. Anticipo, credo che ne stavamo parlando con Peter e con Matteo, di una nostra idea di un prossimo futuro, tanto pensato, ognuno di voi può pensare se c'è qualche contributo che potete offrire, di un tema un contenitore vasto, ma un tema che andrebbe affrontato, ovvero i Barberini e l'Europa. I Barberini se ne è parlato, il Renato Cosi ha molto lavorato su questo, ma io credo che guardarlo nel tutto tondo, prendendo non solamente un personaggio di Cassa Barberini, ma vederlo un po' tutta la loro complessità, possa essere interessante per noi tutti, lo è molto per l'Istituto Nazionale di Studi Romani, che si dedica proprio a Roma e quindi a tutto ciò che riguarda la città italiana. Ci auguriamo un buon lavoro, mi auguro a voi buon lavoro, mi auguro un buon lavoro, e noi siamo qui a disposizione per qualsiasi eventualità. Grazie. Adesso a Binasco. A Binasco. E a Giovanni. Ok. Poi due sette. No, cioè, è utile farlo. Ringrazio i colleghi e anche molto amici
con i quali, grazie ai quali è venuta questa iniziativa, seguito di quella dell'anno scorso a Budapest, e do inizio a, diciamo così, alla serie degli interventi che vedono il primo intervento Matteo Binasco e poi la prima parte della seduta continua con l'intervento di Luca Codignola, che però è assente e che quindi io leggerò, dopodiché pausa e altri tre interventi che introdurrò successivamente. Sono le 10, quindi è previsto, siamo nei tempi previsti. Se tutti e cinque, diciamo, si tengono un tempo tra intorno ai 25 minuti, poi c'è il tempo anche per il dibattito eventuale e la pausa. Quindi, in primo luogo, parliamo del contributo di Matteo Binasco, che il titolo è in inglese ma parla in italiano. Sì. Quindi la lingua sarà l'italiano e Matteo Binasco parlerà di una figura abbastanza familiare a chi è entrato nella sala indice del Vaticano, l'800, che comunque parte, diciamo, trova sempre questo Bertrand Smith che presenta richieste di irlandesi per avere prezzi di qualunque genere o per avere inoltrare petizioni varie. E quindi do la parola, prima dico due parole su Matteo Binasco, che insegna storia moderna all'Università Testaniere di Siena, insegna anche all'Università di Genova, insegnamento di fonti e metodi per la storia atlantica, è autore e curatore di alcuni volumi, ne cito alcuni: Viaggiatori e missionari del 600 del 2006, poi una molto utile guida agli archivi romani come fonte per la storia del cattolicesimo americano, che è stata pubblicata l'anno scorso dalla Notre Dame University qui nella sede romana, e poi ha curato due altri saggi su storia e storici del mondo nordatlantico, e direi sottolineerei la sua interesse per il cattolicesimo irlandese. Infatti il suo, penso, più recente volume è La cura di Roman Irish Catholicism in the Atlantic World, che è uscito l'anno scorso per Vittorio Fabri. Penso che poi inizieremo il contributo. Passo il grazie. Siamo un po' a buoni, vorrei appunto ringraziare gli organizzatori di questo secondo episodio, cioè per tutto viaggi pontifici, visto che cade da me più l'anno dopo Budapest, magari ce ne sarà un terzo, non so, sarà viaggi pontifici meglio di due sesimo secolo, di quattordicesimo secolo. Il mio vuole essere veramente una specie di working progress, sia perché su questo personaggio abbiamo una corrispondenza delle fonti archivistiche estremamente vaste, però purtroppo non è mai stato biografato, studiato nel contesto precedente. Ovvero abbiamo tutta una serie di storici, tipo Monte San Filippo, Colin Barr, Anne Cunningham, che l'hanno studiato, l'hanno menzionato come agente, ma non sappiamo mai esattamente una sua biografia. E questo è abbastanza sorprendente, considerato, come stavo dicendo appunto, perché c'è una mole archivistica di informazioni relativa a lui che è fenomenale. Considerate che il suo carteggio personale, la sua corrispondenza, è conservata presso l'Archivio di San Paolo Cuore le Mura, 22 volumi che sono suddivisi e coprono praticamente la sua esperienza romana, i suoi collegamenti con l'Inghilterra, i suoi collegamenti con l'Irlanda, i suoi collegamenti con gli Stati Uniti, e questo dà ben un'idea della sua rete globale di contatti che lui nel corso di quasi 50 anni che agisce come agente sono anche molti stessi. Vado brevissimamente a cominciare il paper appunto dando delle poche informazioni biografiche su questo personaggio, in quanto si sa veramente pochissimo da dove viene, cosa fa prima di diventare quella gente in cui ha. Le poche informazioni biografiche su Smith riportano a che nacque nel 1812 in Irlanda, nella contea di Cavan, e che
che nel 1834 entrò nel collegio irlandese di Lucca. Nel 1839 venne ordinato e l'anno successivo conseguì il suo dottorato con distinzione. Nel 1844 lasciò Roma per entrare nell'ordine leottino presso l'abbazia di Monte Cassino. Sin dai primi momenti della sua permanenza a Cassino, Smith mantenne un rapporto privilegiato con Wolcullen, e questo è una figura fondamentale per la storiografia irlandese del Novecento. Wolcullen è il direttore del collegio irlandese e poi successivamente, quando torna in Irlanda, diventerà cardinale. È quello che viene definito, diciamo, l'eminenza grigia del clero secolare irlandese, perché è quello che praticamente influenza tutte le nomine episcopali, non solamente in Irlanda, ma tutti i posti dove gli irlandesi sono. Smith corrispose periodicamente con Cullen sulle più disparate questioni, come quando all'inizio del febbraio del 1847 contattò il rettore per informarlo della drammatica carestia che stava affliggendo l'Irlanda e che nessuna importazione di grano poteva essere fatta dal Regno Unito. Sempre nella primavera dello stesso anno, quindi 1847, quando circolava con insistenza la voce che Daniel O'Connell, che tutti sappiamo chi è, il carismatico leader per l'emancipazione dei cattolici irlandesi, sarebbe arrivato a Roma, Smith scrive nuovamente a Cullen. Nella sua lettera gli chiese apertamente di poter invitare O'Connell a visitare il monastero, dove secondo il momento benedettino la sua immagine è, cito, quasi aperta. Oltre a Cullen, Smith riuscì a stabilire e a mantenere un rapporto d'amicizia anche con Tobias Kielty, vice rettore del collegio dal 1836 al 1849, che è rettore dal 1850 al 1890. La corrispondenza fra il benedettino e il successore di Cullen fu molto variegata e andava dal semplice racconto sulla vita all'interno dell'abbazia al veto contro i cattolici proposto dal Parlamento. Il periodo di Smith presso l'abbazia cassinese fu breve, in quanto è in causa dei noti rivoluzionari che sconvolse dal 1905 fu costretto a tornare a Roma, dove dal 1850, qui è un punto di svolta per la carriera di Smith, comincia ad emergere il suo ruolo come agente o come corrispondente tramite con i vari vescovi irlandesi. Ricoprì il ruolo di vice rettore del collegio irlandese, prorettore del collegio americano dal 1859 al 1860. A questi incarichi si aggiunse la nomina professore di teologia presso il collegio urbano, consultore di una congregazione di Lindice, congregazione di istruttore per la congregazione delle chiese orientali e di San Vincenzo. Questa progressiva quanto rapida carriera di Curia favorì Smith, che cominciò a diventare un punto di riferimento sia per la comunità irlandese di Roma che, in particolar modo, per i membri del clero dell'isola, nonché per i vari vescovi di origine irlandese in Nord America e nelle colonie. E questo è un punto che comunque mi sembra che si può tracciare un punto di contatto con anche quelli che erano gli agenti irlandesi a Roma nel 1600-1700, ovvero non c'è mai un momento preciso in cui si stabilisce qual è il compito dell'agente, che cos'è che deve fare l'agente. Quindi è difficile stabilire con precisione quando Smith cominciò ad essere considerato come un agente. Così come era successo nel 1600-1700, quando una serie di regolari e secolari irlandesi operavano in Curia come agenti procuratori, il benedettino non ottenne mai una designazione ufficiale in cui venivano chiaramente esplicitati i suoi compiti. Quello che è certo è che a partire dal suo ritorno a Roma, Smith cominciò ad essere contattato da un crescente numero di vescovi per tutta una serie di questioni che andavano, questa era una delle cose principali, quello che era deputato a fare, dalle nomine episcopali alle relazioni sul penoso stato spirituale in cui versavano determinate. Inizialmente il compito primario di Smith era quello di tradurre in italiano le richieste che venivano sottoposte alla Sacra Congregazione di Propaganda e Fide, il dicastero fondato nel 1622 per il controllo dell'attività missionale a livello mondiale e la diffusione del cattolicesimo nelle aree. Le lettere tradotte da Smith permisero alla propaganda di ricevere informazioni sempre più dettagliate sullo stato del cattolicesimo negli Stati Uniti, Canada, Australia e le isole britanniche, ma questo è un altro punto da investigare sull'area caraibica. È significativa la lettera inviata da Francis Kendrick, vescovo di Baltimore dal 1851 al 1863, che il benedettino tradusse e inviò con la propaganda nell'ottobre del 1850. Nella missiva, Kendrick informava la congregazione della difficile situazione dei cattolici sull'isola di Haiti, dove secondo il vescovo, il prefetto apostolica era, cito, un uomo depravato e in clero nei rimedi. Il raggio globale delle informazioni ricevute da Smith è riscontrabile anche nella traduzione fatta nell'aprile del 1852.
relativa alla relazione inviata dal domenicano irlandese John Thomas Himes, vicario apostolico della Guyana britannica, che si lamentò, cito, dei preti che vengono in missione dall'Irlanda, che sono di pessima qualità, non pensano nient'altro che al vino, al rum e al denaro. Questa è una lamentela abbastanza comune. A mano a mano che Smith continuò a ricevere lettere e relazioni da produrre, il ruolo del benedettino subì un progressivo cambiamento. Inevitabilmente questo rispose ad una crescente pressione. A questo riguardo è emblematica la lettera con la quale nel 1859 il rettore dell'Università di Bologna incaricava Smith di informare propaganda delle penose condizioni in cui si trovava il collegio americano nella città. Agli occhi dei prelati irlandesi, sia in Irlanda, ma soprattutto al Francesco, Smith non appariva solo come un interprete, ma bensì come un uomo di fiducia, il cui ruolo era fondamentale per comunicare con la Chiesa. La lettera che nel novembre del 1853 John Lewis, vescovo di New York, inviò a Smith, rivela la confidenza riposta in lui. Infatti il prelato dichiarò espressamente, cito, che mi farete un gran piacere sbrigando una commissione presso Sua Eminenza il Cardinale Franzoni. Fu proprio con l'influente vescovo di New York che Smith sviluppò un rapporto privilegiato, travalicando il semplice ruolo di intermediario e riuscendo a ottenere così informazioni che andavano oltre la sfera religiosa. Questo è un altro punto importante: non è soltanto uno che riceve delle notizie qua da quello che succede nella diocesi, ma riceve anche informazioni di prima mano sulla difficile situazione degli Stati Uniti. Considerate che stiamo andando verso la guerra civile, c'è la crescita delle città attiviste, tutte le varie leggi che vengono portate contro gli irlandesi cattolici che cominciano a riversarsi in massa verso la guerra. Tra 1850 e 1864 lo Trivendentino venne infatti puntualmente fermato su questioni spinose. Ai primi di aprile del 1855 Hughes lo aggiornò sul fatto che il congresso americano aveva respinto una serie di tentativi, portati avanti dalla società metodista dei No-Nothing, di far approvare delle leggi contro l'immigrazione dei cattolici irlandesi. In un'altra lettera, nel fine settembre del 1861, Hughes criticò fortemente l'atteggiamento degli immigranti italiani. Qui è interessante perché c'è una prospettiva anche sui primi migranti che cominciano a riversarsi a New York. Secondo il vescovo, gli italiani, cito, non possono costruire una chiesa a New York e se volessero non lo farebbero, preferirebbero dare denaro a Giuseppe Mazzini. Che Smith fosse l'interlocutore del primo piano, lo si riscontrò nel travagliato periodo che seguì la seconda guerra di indipendenza, quando emerse con veemenza la questione. Ancora una volta il Benedettino confermò di essere un punto di riferimento in cura per molti cattolici nordamericani di origine irlandese. Le lettere che nei primi mesi del 1860 Smith ricevette da Thomas Lewis Connolly, arcivescovo di Halifax in Canada, evidenziano questo aspetto. Il prelato affidò infatti a Smith ingenti somme di denaro che erano state donate ai cattolici irlandesi in Nord America a sostegno e difesa del papato. Qui un punto fondamentale è bene precisare che Smith non si limitò ad operare per il credo secolare, ma fortunatamente impegnato anche per rappresentare e sostenere le richieste del suo, diventando di fatto il procuratore per la congregazione benedettina, americana ed inglese. La sua capacità di sapersi muovere in Puglia rappresentava un notevole vantaggio per i convertiti, soprattutto per quelli americani, che avevano molte più difficoltà di farsi a lui. A questo proposito è significativa la lettera che gli inviò Boniface Winner, abate capo della congregazione americana, alla fine di settembre del 1861. Wimmer, che non poteva partecipare al capitolo generale dell'ordine a Roma a causa della guerra civile, chiese espressamente a Smith di far sì che fosse rinominato abate capo e di confermare la carica a tutti gli abati della congregazione americana. E qui c'è un altro aspetto contraddittorio che sarebbe da approfondire di Smith, che è appunto riguardo la sua doppia luce destra. Un aspetto contraddittorio di Smith è che, pur essendo una figura fidata al servizio del clero cattolico inglese, agì anche come agente del clero inglese. Infatti, nel maggio del 1862, John B. Paulding, benedettino inglese e primo arcivescovo di Sydney, nominò Smith come suo agente in Puglia. Da quel momento, fino al 1868, Smith fu regolarmente contattato da Paulding per cercare di favorire le sue nomine episcopali in Australia, anche se con mani esulte. Fu lo stesso Paulding a rendersi conto che, nonostante il sostegno di Smith, il potere di Calvin e più in generale dell'entourage irlandese e la potente cardinale, godeva di una fortissima influenza, di conseguenza era impossibile contrastarla. Da parte sua, Smith cercò di favorire le nomine avanzate da Paulding, senza però arrivare a uno scontro diretto con Calvin. Una strategia che molto probabilmente era influenzata dal forte legame che aveva col collegio irlandese.
Qui un altro punto fondamentale che abbiamo approfondito è che, a volte l'attività di agente di consultore, Smith agisce anche sul piano non ufficiale, lo metto fra virgolette, diventando nella seconda metà dell'Ottocento una sorta di ambasciatore, sia per i cattolici che per i protestanti americani che si recavano in visitare. Lettere inviate al Benedettino mettono in risalto la vasta rete di contatti sviluppatisi nel corso degli anni. Fra le varie personalità ecclesiastiche e laiche c'erano i membri della famiglia di Elizabeth Ann Bailey Seton, che sarebbe la prima santa americana ad essere stata canonizzata. La corrispondenza con questa influente famiglia dimostra ancora di più come Smith riuscisse ad ottenere informazioni di una mano sulla situazione politica americana, ma come al tempo stesso fosse considerato un valido e fidato tramite per vedere Roma o per ottenere udienze presso il Papa. Una prova di questo legame è data dalla lettera che a metà giugno del 1862 Harry Seton, secondo figlio di Winter Seton e nipote di Ann Seton, inviò a Smith per aggiornarlo sugli sviluppi della guerra civile in Virginia, nonché sulle profonde divisioni esistenti tra nordisti e sudisti. Un'ulteriore indicazione dei buoni rapporti tra il Benedettino e la famiglia Seton emerge nella lettera che William Seton scrisse a metà ottobre del 1886, per raccomandargli caldamente di aiutare un pastore anglicano e un avvocato di Filadelfia in visitare. Ovviamente queste richieste non erano un caso isolato e circoscritto alla famiglia Seton, tanto che Smith arrivò ad intercedere personalmente con il pontefice per ottenere la conversione dei protestanti americani che sempre più frequentemente si stabilivano a Roma. Una dimostrazione eloquente è la petizione che nel febbraio del 1862 Smith presentò a Pio IX per accettare la conversione al cattolicesimo di una certa Eleonora Bower, definita come una protestante della Virginia. Col passare degli anni, il ruolo, sempre tra virgolette, diplomatico di Smith aumentò in modo esponenziale, diventando un punto di riferimento per molti viaggiatori dalle aree anglofone. In alcuni casi Smith agiva personalmente, come quando nel febbraio del 1890 scrisse direttamente a un cardinale, il cui nome non era specificato, per avvisarlo che un protestante americano voleva incontrarlo per, cito, trattare con vostra eminenza di alcuni affari interessanti. In alcuni casi Smith operava su impulso di una richiesta diretta fatta da un vescovo, come nel dicembre del 1891, quando William George McCloskey, arcivescovo di Louisville in Kentucky, lo contattò per chiedergli di aiutare Vincenzo Botto, definito come, cito, un buon israelita italiano, residente nella sua diocesi, ad ottenere udienza di Papa. Non è un caso che buona parte di chi avanzava queste richieste di sostegno erano quei vescovi per cui Smith agiva in qualità di agente. Uno di questi prelati era Michael Augustine Corrigan, vescovo di New York, che a fine novembre del 1886 contattò Smith al fine di favorire la visita ai Musei Vaticani di un certo Jerry P. Elbridge, presidente della Società per la Prevenzione delle Crudeltà contro i Bambini in Europa. La fitta rete di contatti intessuti da Smith includeva anche gli americani che lavoravano in Curia, e qui cito un personaggio che bisognerebbe approfondire. Una di queste figure, ancora poco studiata, era Ellen Hedges, una giornalista protestante convertita al cattolicesimo che a partire dal 1886 agì come tramite fra il cardinale Alessandro Valambò, prefetto di propaganda, ed alla conservatrice dei vescovi americani. La corrispondenza tra Smith e Hedges fu molto eterogenea, anche se c'era un elemento comune a molte lettere. Infatti la giornalista aggiornava continuamente Smith sul contesto religioso e politico dell'Ottocento attraverso l'invio dei principali giornali americani. Un esempio è una lettera di metà settembre del 1889, quando Hedges riferì a Smith di aver inviato un pacco di giornali che, cito, troverà interessante. E arrivo alla mia conclusione, questo work in progress. Si può affermare che l'attività di Smith con gente in Curia fu caratterizzata da una notevole polemicità e capacità di saper agire su più fronti. Il suo carteggio personale, come dicevo prima, conservato in 22 volumi presso la razza di San Paolo Forlì, evidenzia come il Benedettino riuscì a diventare un tassello cruciale del network globale sviluppato in un'altra lingua francese nel corso dell'Ottocento. Data la vastità della sua corrispondenza, unita ai molteplici incarichi svolti in Curia, è però necessario approfondire il peso avuto da Smith, sia nelle varie collaborazioni in cui fu attivo, sia a livello della reale influenza che riuscì a avere. Quello che emerge nella prima lettura è che Smith, grazie alla sua estesissima rete di conoscenze dislocate in vari continenti, sembra esprimere al meglio quell'apertura cosmopolita della Curia, che era uno dei campi principali su cui si appoggiava il Papato. Grazie.
grazie di questi temi. Ma oggi diciamo non credo che abbiamo problemi di tempo, e non so se avete voglia a caldo di fare qualche commento su questa relazione che parla di questo personaggio che in effetti è giusta e non di maniera la definizione globale, perché l'interesse diciamo della Santa Sede verso anche i territori diciamo di area Europa sotto l'Inghilterra e i territori africani eccetera era secondo me ha fatto fare un passo in avanti alla Santa Sede in questa direzione globale dell'Ottocento, e questa figura di Smith è uno degli ingranaggi che ha portato a questo ampliamento. Per esempio mi veniva in mente per la questione dell'area caraibica, no? Perché in definitiva il primo vescovo, cioè il vicario apostolico con un titolo vescovile, alla fine che fu installato nei Caraibi non spagnoli, alla fine fu installato creato in un territorio inglese, un vicario apostolico, e quindi questo perché anche? Perché a Roma c'è propaganda fide che si interessa dei territori non cattolici, quindi era diventato quasi più complicato nel clima ecclesiastico mondiale di primo Ottocento, era quasi più complicato creare un vescovo per Roma in un territorio francese e non in un territorio di missione, probabilmente con tutti i limiti che in un territorio di missione un vicario apostolico cattolico poteva incontrare nella sua attività. Però ecco, questa dimensione globale che poi si estende a tutti, anche appunto come diceva l'Australia, a tutto il mondo anglosassone, e quindi questa dimensione globale, imperiale, si potrebbe anche dire, e poi si ritrova appunto anche negli Stati Uniti, perché nell'Ottocento gli Stati Uniti cominciano a diventare, poi anche il Canada cominciano a diventare uno dei territori più interessati da un'espansione anche amministrativa della Chiesa Cattolica, e di riflesso anche gli archivi romani diventano un deposito sempre più abbondante di documentazione americana. Quindi studiare colui il quale è un po' il referente di questo mondo, e anche il magnete che attira tutta la documentazione, è chiaro che i 22 volumi si spiegano anche in questo modo, insomma. Quindi quello che per commentare, non ero io presente al convegno di Budapest l'anno scorso sugli agenti dell'epoca moderna, no? Se non sbaglio. Quindi questa questione che diciamo, si parla molto di questo, di politiche, informazioni sulla società, anche così questo fatto che vengono raccomandati a Roma viaggiatori protestanti o ebrei senza particolari problemi. Ecco, se si vede questo tema di questo convegno, di quello dell'anno scorso, della continuità tra 600-700 e poi 800, insomma questa è un po' una differenza che secondo me è un po' strutturale. Insomma, è chiaro che nell'Ottocento il volume di informazioni aumenta talmente che entrano dentro molte più informazioni di carattere non strettamente religioso, almeno dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, perché in definitiva appunto si vede, c'erano accennati di un caso, insomma, dove si vede che la dimensione politica viene subito considerata come importante, cioè da vita di Dio. Quindi, certo, al 600. Appunto, quindi, naturalmente poi si parla di agenti a Roma, perché anche su questa questione degli agenti, un agente a Roma è un destinatario, no, delle informazioni. Poi per questi mondi così extraeuropei andrebbero anche visti gli agenti in loco, che
poche, quindi si crea questo doppio canale da tenere presente. Appunto, come dicevo, ho anche così fatto un po' questo commento perché adesso sono i tempi veramente molto ristretti. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Io avrei una domanda, in realtà, perché l'elemento che in effetti serpeggia quella del rapporto tra Carter e Smith, che sono anche in vari periodi appaiati, però poi a un certo punto è chiaro che Smith ha una sua politica. Esistono fonti dal lato di Carter? Cioè, Carter chiaramente lo sa, quindi a quel punto Smith, se sì, dicono c'è una corrispondenza che è cosa qua, la corrispondenza francese, e poi c'è anche la corrispondenza che deve essere conservata all'arcidiocesi di Dublino, però diciamo che Smith non entra mai apertamente contro Carter. In alcune lettere legate ad esempio a Bodin, lui poi è critico, diceva che sono finisce Carter una specie di mafioso, perché in realtà è uno che accenna su di lei, però non ha mai un scontro diretto, perché sa benissimo che aveva uno scontro diretto con Carla, neanche quando già dalla nominata. Significa precludersi tutto l'entourage di una comunità che comunque è cresciuta grazie a Carla. Insomma, Carla è veramente stato due buoni dell'Ottocento, con molte più ramificazioni, ovviamente con un potere politico da porre. Sì, una domanda di Matteo. Anzi, ci sono due Matteo, come la politica italiana, cioè, due Matteo, ma... E Calle, per esempio, quello che stavo per dire prima, ma non sono riuscito a fare un esempio. Callen è una, vive nella prima metà dell'Ottocento, vive a Roma, diventa anche rettore per un certo periodo del Collegio Urbano. Scrive in italiano praticamente perfetto. Poi dopo il suo destino è quello di fare l'arcivescovo di Dublino, perché l'arcivescovo di Dublino è, insomma, che lo dico a lui, e quindi è diciamo un agente del mondo irlandese passivo che riceve quando è a Roma, poi però sta a Dublino e diventa un informatore per l'Irlanda, ma anche un eccezionale snodo per tutti gli irlandesi del mondo, perché dall'America molti scrivono a Dublino perché Roma intenda, insomma, no? Come via di passaggio, e infatti questo rapporto tra Smith e Callen sarebbe veramente Smith e poi non ha mai apertamente non critica mai, anche quando lui è nato in Irlanda, perché sa benissimo che c'è un rischio di avere delle ritorsioni per le orecchie, e poi teniamo conto anche un po' delle cariche, perché Callen è un arcivescovo, anche se è una parte sia dentro tutte queste congregazioni, in realtà mi stupisce che ci sono delle astrografie, che viene citato come carteggio, però viene sempre visto come un elemento marginale. In realtà è un elemento che è centrato, perché comunque c'è Callen, che è scritto tantissimo. Però su Smith, nel suo periodo romano, da approfondire molto di più. Sì, no, non c'è da dicendo che poi Callen diventa anche carissimo. C'è grande, questa è una cosa non indifferente, in particolare non indifferente, quindi è a sua volta membro di congregazione, non come Smith, come consultore, bensì come membro. In quali congregazioni era consultore? Allora, lui era nella congregazione dei Pinici, chiese orientali, può essere un attimo a Hanasio, dove è presso il Collegio Urbano e il San Giuffizio. Quindi insomma lui riesce anche nel Collegio Urbano. Una persona che riesce a fare tantissime attività. Il problema è che non si riesce mai a sapere, appunto, come dicevo prima, qual è il suo reale peso. La propaganda è su peso abbastanza. Cioè, lui riesce a influenzare tutte queste nomine episcopali e a dire nominiamo questo vescovo nella diocesi di Sicilia, America, in Canada. Bisognerebbe approfondire anche sul discorso della congregazione di Gemice, ha fatto veramente una specie di sorvolo anche lì, però è veramente un personaggio, anche sul cartello, veramente da tutta una serie di elementi veramente interessanti. Io al di là del discorso delle congregazioni è anche interessante vedere come lui riesce ad interagire proprio con la comunità americana, non soltanto quella cattolica, ma anche quella protestante. L'Ottocento comunque è una città protestante, proprio cresce in modo molto esponenziale e la città ovviamente cambia, ma lui riesce proprio ad avere tutti questi protestanti molto ricchi americani che vengono per motivi artistici a Roma, ma anche proprio per la persona di conversione. Quindi bisognerebbe approfondire molto di più questi legami. Per esempio, io molto legato alla famiglia Sito, perché insomma, era una famiglia legata al fatto che appartenesse alla prima santa americana, era estremamente ricca. Poi c'è anche il campo di libri,
personaggio che riesce ad avere tanti, posso dire, dire tante scarpe e a muovere in un contesto politico abbastanza difficile. Speriamo l'Irlanda come succedeva in Irlanda del Centro, cioè un'emancipazione cattolica, come ci sente un forte nazionalismo che sta emergendo, in qualche modo scusa, anche forse ricollegando al discorso che si faceva prima, come mai un personaggio che è stato stata la storiografia irlandese o comunque secondo me la mia intenzione è che nella storia della storiografia religiosa della Chiesa cattolica irlandese del 1900 si parte sempre da Cara, è una figura talmente influente, talmente imponente che ha messo nell'ombra tutti questi personaggi. Se uno prende su Cara ci saranno penso 6 o 7 monografie, ne uscirà a breve per 1 o 2 anni, molto imponente, e c'è tutto questo network che in realtà andrebbe investigato. Forse è perché è una questione anche di approccio del mondo anglofono che magari conosce sia fonte del latino, però preferisce concentrarsi su Calvin perché è più facile. Cioè, il discorso di forte nazionalismo è da considerare che la storiografia inglese è molto nazionalista, al di là di quello che dicono, non è cambiato. Soprattutto se uno prende i testi dell'Irlanda relativi all'800 e 900, c'è un'enfasi sulla impercipazione cattolica che è fortissima. Bel modo